Il futuro della nostra salute e il servizio sanitario nazionale che dobbiamo sognare è il titolo dell'ultimo libro di Silvio Garattini, 92 anni, scienziato e farmacologo di fama, ha fondato nel 1963 l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui è stato direttore fino al 2018 e di cui oggi ne è presidente. Professore, un anno fa, proprio a Bergamo, gli ospedali furono messi a dura prova dalla pandemia del Covid-19. Se da una parte abbiamo assistito alla bravura dei medici, infermieri, di tutto il personale, dall'altra abbiamo compreso che qualcosa non va. Che cosa e come si può migliorare? Ma il problema, diciamo, dell'epoca è stato un po' anche dovuto all'eccezionalità dell'evento, perché raramente nella storia di questo ultimo periodo abbiamo avuto delle situazioni di questo tipo, quindi eravamo di fronte a cose nuove, e però ci siamo accorti che il Servizio Sanitario Nazionale, pur essendo un grande bene che non possiamo perdere e per fortuna che c'era, non era però stato adeguato, perché negli anni passati c'è stata una continua erosione o il non aggiornamento sia del personale e quindi dei letti e poi anche delle risorse. Quindi il Covid in qualche modo ha messo in evidenza il fatto che ci troviamo di fronte a un declino, per fortuna è lento, ma però è visibile, a un declino del Servizio Sanitario Nazionale. Basta vedere come molto spesso si debbano fare grandi liste d'attesa, come ci sia all'interno del Servizio Sanitario Nazionale una possibilità di attività privata, per cui se io ho delle risorse e devo fare una visita, un esame, una qualsiasi intervento e ho delle liste d'attesa, c'è qualcuno che mi dice però attraverso quella che si chiama l'intramenia, se lei mi paga e paga, alla fine avremo la possibilità di fare subito gli interventi che invece richiederebbero molto tempo. Insomma, quindi è certo che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che va migliorato, e secondo me una delle prime cose che bisogna fare, naturalmente non possiamo fare in tempi brevi, nessuno ha una bacchetta magica, diciamo, io ho un sufficiente lungo chilometraggio per averne viste molte e quindi anche per non essere così ingenuo, però io credo che dobbiamo fare un grande cambiamento culturale, che è quello di riprendere qualcosa di cui abbiamo perso la nozione, cioè riprendere il problema della prevenzione. Cioè il Servizio Sanitario Nazionale deve avere come prima preoccupazione, proprio per la sua sopravvivenza e per la sua sostenibilità, deve avere questo grande termine, prevenzione, che vuol dire fare tutto quello che permette di evitare le malattie. Il 50% delle malattie non piove dal cielo. Siamo noi che ce le procuriamo attraverso le nostre cattive abitudini di vita. Il 70% dei tumori è evitabile, e però muoiono ancora 160.000 persone all'anno di tumore. Quindi questo è un punto che poi influenza tutta la nostra situazione. Noi siamo una popolazione che ha una lunga sopravvivenza, perché attesa di vita per le donne è 85 anni, per i maschi è di 81 anni. Però se andiamo a vedere l'attesa di vita sana, in buone condizioni, passiamo andiamo a finire al 15° posto, perché abbiamo 7-8 anni di cattiva qualità di vita per via delle malattie, per via dell'insufficienza cardiaca, dell'insufficienza respiratoria, cose in gran parte evitabili. Ecco, quindi questo
questo va costruito, diciamo, in modo adatto, cioè va costruito sia attraverso un lavoro importante da parte dell'educazione, quindi della formazione nelle scuole. Bisogna parlare di queste cose e oggi non si parla. Quindi come ci dovrebbe essere un'ora di educazione civica, ci fosse anche un'ora di... Si prese un'ora di educazione alla salute in cui si discutono questi problemi con gli studenti, ma a partire dall'asilo e poi andando avanti a tutti i livelli. Ma poi bisogna anche che ci sia uno Stato credibile nel sostenere, cioè non possiamo pensare alla prevenzione e poi lo Stato non fa niente per evitare che la gente fumi perché raccoglie 13 miliardi all'anno di tasse, come pure raccoglie tasse per l'alcol, raccoglie tasse per i giochi d'azzardo, poi parliamo di malattie come la ludopatia che dobbiamo curare, insomma, cioè c'è tutta... Lo Stato deve cambiare il suo atteggiamento nei confronti dell'inquinamento, che è una fonte molto importante, anche quella di malattie. Insomma, questo è un campo che deve entrare nella cultura di tutti e deve in qualche modo essere il fine principale, cioè vogliamo evitare le malattie e considerare una sconfitta della medicina tutte le volte che c'è una malattia. Questo diciamo perché siamo in un servizio sanitario nazionale e non c'è più soltanto il rapporto fra medico e paziente, ma è un triangolo, perché quello che fanno il medico e il paziente si ripercuote poi sul servizio sanitario nazionale. Se sbaglio, se spendo di più, se non faccio prevenzione, tutto si ripercuote poi come spesa sul servizio sanitario nazionale, che non potrà fare invece quello che deve fare, cioè curare le malattie che purtroppo non sono prevenibili. E quindi questo, secondo me, è la fascia culturale che deve stare intorno al Servizio Sanitario Nazionale. Poi dobbiamo organizzare il Servizio Sanitario Nazionale in altro modo, cioè dobbiamo fare in modo che sia, io uso un termine che può non essere appropriato, perché le soluzioni possono essere molte, insomma, che sia destatalizzato, cioè dobbiamo togliere il Servizio Sanitario Nazionale dalle regole dell'amministrazione pubblica, perché la burocrazia dell'amministrazione pubblica uccide la efficacia del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi potrebbe essere una grande fondazione che non ha scopo di lucro, che diciamo evidentemente riceve l'influsso da parte del governo, ma soprattutto, siccome per essere attivo deve essere flessibile, deve essere fluido, deve poter intervenire, più dinamico, insomma, ci devono essere poi dei grandi controlli a posteriori, cioè io ti do un budget, tu fai quello che devi fare nell'interesse degli ammalati, però poi ti controllo e ti punisco se tu sbagli, però ti do anche la responsabilità, che è una cosa molto importante. Quindi questo, secondo me, e ti do e metto in piedi anche un sistema perché ci siano i dirigenti, cioè non è possibile che i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale siano ancora in larga parte di nomina politica. Non è possibile che vadano lì quelli che magari hanno perso le elezioni o quelli che lavoravano prima in un'industria, che quindi non hanno notarietà. Dobbiamo avere una scuola superiore di sanità, cioè dobbiamo avere un posto in cui formiamo i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, a cui quindi infondiamo determinate idee e facciamo in modo che la prevenzione entri nella loro formazione. Mi scusi, professore, quindi se dovessimo ipotizzare questa rivoluzione, se le fosse dato questo mandato, in quanto tempo lo vedrebbe realizzato? Ci vogliono almeno 5 anni, cioè dovremmo fare un primo programma quinquennale per arrivare, però dobbiamo sapere dove vogliamo arrivare, perché se no ci perdiamo per la strada. Insomma, questo deve essere un programma quinquennale che deve essere, diciamo, in qualche modo seguito
dal governo, perché deve avvenire attraverso il governo, perché poi non c'è soltanto questo, ci sono tante altre cose, cioè noi abbiamo la necessità che la cultura, e anche questo è un grande cambiamento, tocchi almeno tre altri punti, che sono prima di tutto la ricerca, e noi abbiamo bisogno di ricerca indipendente. Oggi tutta la ricerca la fa o l'industria farmaceutica per i farmaci o quella di diagnostica per le cose che servono per far diagnosi, o la fa quelli che si occupano dei dispositivi medici, ma sempre è un'attività di parte, è un'attività che ha scopo di lucro e che quindi insomma ha le sue regole. Noi abbiamo bisogno di ricerca indipendente, che non facciamo anche solo per sapere alcune cose, cioè noi l'industria non fa studi comparativi, ma a noi come cittadini, come ammalati, come Servizio Sanitario Nazionale ci interessa sapere se dei tanti farmaci che sono per la stessa indicazione ce ne sono di quelli che sono meglio e ce ne sono di quelli che sono peggio, e se ce ne sono di quelli che sono peggio li tirano via. E questo ha anche a che fare poi con tutta la, diciamo, lo sviluppo delle autorizzazioni a livello dell'EMA e a livello dell'AIFA. Oggi la legislazione europea è tutta in favore dell'industria, perché dice che un nuovo farmaco può venire approvato con tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, e vanno benissimo. Però non ci dicono se il farmaco che ha queste tre caratteristiche è meglio o peggio di quelli che già esistono. Tutti noi desideriamo che i farmaci nuovi siano meglio, e il 70% dei farmaci che ci sono in circolazione non rappresenta un vantaggio. Perché? Perché la legislazione europea per far questo dovrebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto. È quello che manca, è che è quello che invece è fondamentale. Avremmo molto meno farmaci, avremmo dei farmaci più attivi e potremmo eliminare quelli che sono meno attivi. Senta, per produrre i vaccini sono state tolti molti lacci burocratici. Si potrebbe far così anche per tante altre canali di ricerca per altre malattie, secondo lei? Ma certamente, cioè i vaccini si potrebbe fare molto più presto di quello che non si fa, però mantenendo il rigore che è necessario, e con una legislazione come quella che ho indicato prima non sarebbe difficile, non sarebbe, perché le domande di autorizzazioni sarebbero molto minori di quelle che non ci sono, che non ci siano attualmente. Nell'ambito della ricerca indipendente dobbiamo anche inserire la ricerca organizzativa, cioè perché ci sono tanti problemi che è meglio organizzare un certo tipo di attività in un modo o in un altro, e questo può essere oggetto di una ricerca che va poi a beneficio di tutti una volta che si è visto che cosa è successo. Noi abbiamo 50 anni di regioni, c'è mai nessuno che è andato a vedere e a fare uno studio per capire cosa c'è di buono o di meno buono in ciascuna regione? O di modificabile in questo sistema? Certo, ma nessuno fa questo tipo di ricerca, che sarebbe fondamentale, perché alla fine saprei quali sono le cose buone, come vengono fatte, e potrei estenderle a tutti gli altri, e cercherei di eliminare tutte le cose che invece vanno in una direzione negativa. Però nessuno si occupa di questo, e quindi va bene tutto, ma non va bene tutto, come tutti sappiamo. Naturalmente. Le regioni sono molto differenti una dall'altra. Poi abbiamo bisogno di formazione, anche qui, cioè la formazione. Ne abbiamo parlato prima, ma ne possiamo parlare più diffusamente per quanto riguarda le facoltà di medicina o tutte quelle che hanno a che fare con le scienze della vita, cioè
la cultura deve entrare dentro qui e deve entrare rispetto a quelli che devono poi fare i medici e quindi dovranno applicare questi elementi di cultura. E poi c'è l'informazione. Oggi il medico da chi è informato? Dall'industria farmaceutica. Non c'è un'informazione indipendente e questo è un altro aspetto molto importante che deve essere fatto dal Servizio Sanitario Nazionale, deve essere fatto da chi lo sa fare, insomma, perché evidentemente dovremmo togliere tutta questa, gli informatori farmaceutici se vogliono parlare con i medici dovrebbero fare dei seminari, delle riunioni, ma non andare negli ambulatori o negli ospedali per parlare, per perdere tempo, perché diciamo ognuno finisce per dover avere, dedicare del tempo a questo tipo di attività e dobbiamo pensare non solo alla formazione per diventare medici o infermieri o qualsiasi altra cosa, ma dobbiamo pensare alla formazione continua. Continua oggi di medici. Abbiamo i cosiddetti ECM, ma che è la formazione continua, ma non ci sono però le punizioni per chi non la fa, quindi insomma non ci sono le sanzioni, quindi manca le verifiche di fatto su questo, esatto. Su questo aggiornamento. E lì c'è grandissimo bisogno, perché oggi la medicina cambia molto rapidamente, non è come una volta che le cose che si studiavano duravano per molti anni, adesso insomma bisogna far presto perché le cose cambiano e bisogna avere anche una forma adeguata. Cosa ne pensa dei medici che ad esempio adesso rifiutano il vaccino o dicono o mettono in dubbio il vaccino? Sì, ma questo diciamo è addirittura una cosa inaccettabile, è inaccettabile, un medico del genere non dovrebbe avere possibilità di operare, non dovrebbe avere la possibilità di operare, mi dispiace di essere un po' duro perché non è nel mio carattere, ma insomma non è assolutamente possibile che succeda questo, se uno vuole fare il medico deve accettare le regole della medicina, se no faccia un altro mestiere. Senta, lei prima parlava delle aspettative di vita, ma in queste settimane è uscito uno studio dove dice che il coronavirus non solo si è portato via milioni di persone, ma ha anche abbassato l'aspettativa di vita media di tutta la popolazione, certo. Anche Bergamo e Cremona tra le città più colpite. Certo, perché si è portato via soprattutto gli anziani e quindi ha ridotto la durata di vita, ma non solo, data tutta la polarizzazione che c'è stata sul Covid, si è portata via anche molti altri da altre malattie, perché quelli che non potevano essere operati perché avevano perché le sale operatorie non erano agibili, quindi hanno fatto hanno perso mesi e mesi, o quelli che non hanno potuto fare la chemioterapia, o quelli che hanno avuto altri tipi di mancati interventi, anche questi hanno accorciato la loro vita, quindi il problema è vasto. Poi un ultimo problema di cui voglio parlare, dica. E poi ce ne sono tanti altri, ma per questa volta ci fermiamo qua. Se no nessuno legge il libro, c'è il problema della medicina del territorio. Oggi c'è una grande, come dire, dissociazione fra la medicina ospedaliera e quella del territorio. Non c'è assolutamente fiducia fra i due, non c'è rapporto, o sono occasionali, ma non sono, ci sono tante eccezioni, ma comunque insomma in linea generale non sono dei buoni rapporti, né di fiducia né di stima reciproca, e quindi secondo me chi ha sofferto di più in questo periodo è la medicina del territorio. Oggi non è più pensabile che un medico possa avere 1500 pazienti e fare tutto da solo per questi 1500 pazienti, non è possibile. Oggi
c'è già molta sperimentazione fatta, ma bisogna renderlo generalizzabile. Bisogna che ci siano 5, 6, 7 medici che si uniscono insieme e che fanno tutti insieme, fanno un Io laboratorio, perché mi chiamano faccio centri, domande, abbiamo quattro sindaci e che che hanno il sono vantaggio di avere insieme una segreteria organizzata, di tenere aperti gli ambulatori 7 giorni alla settimana e non qualche ora ogni tanto, quello di avere anche un'infermiera, perché magari quanti piccoli interventi si possono fare direttamente lì. La chiameremo la riforma Garattini? Potremmo chiamarla No, così? no, non chiamiamola in nessun modo, chiamiamola la riforma del Servizio Sanitario Grazie. Nazionale, che è la cosa importante. Dobbiamo avere lì in questi centri a salute uno psicologo che possa andare anche a domicilio. Insomma, dobbiamo creare possono fare delle analisi molto semplici, ormai ci sono apparecchiature che fanno tutto automaticamente. Possiamo avere un po' di telemedicina, perché tante volte al paziente basta vedere il medico, basta potergli parlare, i medici possono parlare con gli specialisti invece di mandare direttamente i pazienti. Insomma, tutto questo rappresenterebbe un grande filtro per diminuire l'affollamento attuale del pronto soccorso e anche l'affollamento ospedaliero. Sono le cose che dobbiamo ridurre creando degli efficaci filtri per questo tipo di attività. Questo, diciamo, è più o meno quello che possiamo dire, che sono tante cose già Già, queste. questa sarebbe una bella rivoluzione, una bella riforma. Sono tante, e ce ne sono tante altre che naturalmente sono molto pure importanti, e che, vabbè, speriamo che piano piano vengano Si fatte. possano fare. Senta, dal suo punto di vista di osservazione, secondo lei quando usciremo da questa situazione? Perché oramai ci affidiamo a chi guarda un po' più lontano. Ma io non faccio l'indovino, quindi Sì. è difficile, però credo che sia ragionevole avere e guardare al peggior scenario possibile, perché così siamo pronti per qualsiasi cosa arrivi. E secondo me ci vorranno molti anni, perché non dobbiamo dimenticare che non possiamo non vaccinare i paesi a basso reddito, e non lo stiamo facendo. E questo, diciamo, fa sì che il virus continuerà a circolare. Ci saranno varianti che sono insensibili ai vaccini che usiamo. Queste varianti, siccome siamo in termini di globalizzazione, ritorneranno da noi, e anche se siamo vaccinati, dovremo fare degli altri vaccini. Quindi c'è anche la necessità di produrre i vaccini anche nel nostro paese. Non possiamo essere solo parassiti e aspettare che gli altri ci portino le cose che servono a noi. Dobbiamo anche noi contribuire, siamo il sesto paese industrializzato del mondo, non possiamo rimanere passivi. Qui ci sono molti interessi economici in gioco, ma noi dobbiamo avere la nostra produzione di vaccini, perché non sappiamo tante cose, non sappiamo quanto durano i vaccini che abbiamo a disposizione, non sappiamo se ci dobbiamo vaccinare tutti gli anni, non sappiamo quanti nuovi vaccini dobbiamo fare in base alle varianti che possono arrivare. Già il vaccino AstraZeneca non è efficace sulla variante sudafricana, e quindi, per esempio, questo è un grande problema. Se la variante sudafricana diventa importante nel nostro paese e non lo sappiamo, praticamente uno dei vaccini non può più essere utilizzato. Quindi Secondo lei l'Italia riuscirà ad avere anche questo centro di ricerche e anche di... Lo Lo deve deve avere, avere. tutti noi credo dobbiamo fare pressioni. Per fortuna ho visto che il governo comincia a parlarne, però potevamo farlo 6 mesi fa e l'avremmo già avuto. Certo. Quindi, insomma, i problemi vanno sempre previsti. Se non li prevediamo, se continuiamo soltanto a parlare e non facciamo i fatti, fra 6 mesi ci troveremo a fare lo stesso discorso. Io credo che è tempo di agire.
Lei è un uomo di azione, perché leggo nel suo libro che per tenersi in allenamento fa tutti i giorni 5 chilometri, è vero? Sì, è vero. La mia media annuale è intorno ai 5 chilometri al giorno. Se passeggia a Bergamo, innanzitutto, come trova la città? E la seconda domanda è se qualcuno, quando la incontra, le chiede ricette, consigli. Beh, molto spesso sì. Come pure c'è molta gente che mi scrive, c'è molta gente che mi telefona, insomma, no, ma fa parte del lavoro anche di un ricercatore, che non può non essere vicino alla gente, perché quello che facciamo lo facciamo per gli altri, quindi dobbiamo in qualche modo essere vicini e spiegare quello che facciamo, perché usiamo soldi pubblici e quindi insomma questo dovere di comunicare anche per tutti i ricercatori, comunicare e imparare a comunicare, perché anche quello è, se si parla senza sapere come comunicare, tante volte si fanno più disastri che vantaggi. Quindi questo è uno degli impegni che insomma credo che noi come membri dell'Istituto Mario Negri abbiamo sempre cercato di fare fin dall'inizio della nostra attività, quando era considerato quasi disdicevole parlare di scienza alla gente. Insomma, io credo che invece è molto importante.